alla ricerca. Dimmi, alla ricerca. Tanto dopo mezzo minuto. Allora, attacco. Carica molla, anche il lavoro lì. Dai, vediamo. Così, è così. Pure questo, tiri qui, qua l'altro, viceversa. Sono due motogeneratori ad alto rendimento. Una vita in macchine automatiche. Progettazione, e sono nato, diciamo, da una famiglia di contadini. Ho fatto 10 anni l'operaio. Mi sono messo a studiare perché non mi è andato l'aumento in busta paga. E da lì a 33 anni, diploma da perito, sono riuscito a vincere dei concorsi in una scuola dove ho fatto l'assistente tecnico. Praticamente collaboravo sempre con l'ingegnere facendo misure elettriche, motori, trasformatori e macchine speciali. Poi la cosa più importante che ci tengo, che l'ho sul libro che ho sul banco qua, per i ragazzi come affrontare il mondo del lavoro. Ho insegnato a molti ragazzi ad affrontare il mondo del lavoro nel 76, perché ho aiutato molti ragazzi a fare dei plastici. Praticamente dividevo la classe in gruppi da 3, gruppo da carrozziere, ufficio, personale, infermieristiche, perché avendo l'esperienza della ditta, tutte le mie cognizioni li portavo nella scuola. Addirittura abbiamo presentato diversi apparecchiature dal 74 in avanti, tutti gli anni facevamo un plastico, ma veramente che a mio dire era una cosa stupenda perché era progettata e fatta dai ragazzi con loro. Addirittura l'immagine che io ho sul giornale del Resto del Cammino del 76, abbiamo il quadro sinottico che io vedo dal primo piano della centrale elettrica di Cremurana della Picca di Modena, dove vedo tutti gli incentivatori, gli interruttori. Più abbiamo fatto la sala di comando dentro, dove io spingevo i pulsanti per fare la serie parallele. Cosa vuol dire? Per dare corrente a Mirandola, Tramosa, quei paesi che abitavano vicino a Mirandola. Poi da lì, siccome a un certo punto sul giornale io ero sempre l'ultimo che andavo su, d'accordo con il preside ingegnere Tomasini, che adesso non c'è più, gran brava persona, mi ha fatto un foglio dicendo che eri il primo, perché se non c'ero io non si riuscivano a fare queste cose qui, perché tutti salivano sul treno quando vedevano metà dell'opera fatta che nessuno riusciva a fare. Questo frutto perché ho fatto 10 anni di officina come capo reparto in una fabbrica dove si costruivano macchine, motorizzazioni per maniera.